Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi parliamo di studiare quando non si ha la batteria. Oggi vi spiego un modo per migliorare tantissimo il proprio tempo interno, soprattutto, e studiarlo quando non abbiamo la batteria, quando siamo in giro sul treno, quando siamo quando vogliamo. Allora vi spiego brevemente come. Che cosa ci serve per prima cosa? Un metronomo. Io ho il mio telefono, mi prendo un metronomo qualsiasi, poi in realtà questa cosa si può fare anche non col metronomo, lo possiamo fare anche sulle canzoni. Sulle canzoni è un pochettino più difficile, magari vi farò un video dedicato in cui vi farò vedere cosa fare sulle canzoni con la batteria e senza batteria. Cominciamo col metronomo che già ce n'è di studio per un bel po'. Allora prendiamo il metronomo. Dov'è? Io uso questo qua che si chiama Pro Metronome, che però purtroppo... Ah, grazie, che l'hai messo a fuoco. E va veramente benissimo. Magari anche di questo vi potrei fare un video in cui vi spiego perché ho scelto questo metronomo, cos'ha, cosa può fare, quante cose può fare. Vabbè, scrivetemi qui sotto nei commenti se vi serve un metronomo e così magari vi spiego un po' di cose su questo. E allora... Adesso abbiamo il nostro metronomo. Un po' più lento, va? Mettiamo alla 60. Adesso che cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a suonare delle note con cosa? Con le mani, battendoci sulla gamba, dandoci gli schiaffi, cioè possiamo fare quello che vogliamo. Allora, partiamo dagli ottavi. Ottavi, quante note abbiamo negli ottavi? 2. E in qualsiasi quantizzazione che andiamo a prendere, andiamo a scomporre la quantizzazione. Quindi gli ottavi abbiamo due possibilità: suonare la prima nota o suonare la seconda nota. Facciamo partire il metronomo e vi spiego. Prima nota è uguale al metronomo perché cade in battere, quindi in questo caso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a cercare di far sparire il suono del metronomo, perché noi dobbiamo suonare perfettamente sopra il metronomo. Quindi se il metronomo non è potentissimo come volume come il mio cellulare, allora dobbiamo cercare di far sparire il metronomo completamente. Dopo andiamo a far... Oh, girati. La nota in levare di ottavo. Ok, questa cosa qua, oppure battendosi sul piede, io batto le mani solo perché così mi vedete bene. E fin qui abbastanza semplice. Sedicesimi. Noi cosa abbiamo fatto dei sedicesimi? Facendo gli ottavi abbiamo fatto il primo sedicesimo che equivale al primo ottavo e il terzo sedicesimo che equivale al secondo ottavo. Ci mancano secondo e quarto. Secondo sedicesimo. Quarto sedicesimo. Qui inizia a diventare un po' più difficile la questione. Perché? Perché dobbiamo andare a contarci tutti i sedicesimi. Io sto facendo solo una nota, ma in testa sto contando tutti i sedicesimi per riuscire ad applaudire nel posto giusto. Perché quella è la cosa importante, riuscire ad avere la consapevolezza, cioè dire io adesso faccio quella nota e quella nota deve essere perfettamente lì. Se il secondo sedicesimo deve essere qua, non è che può essere qui. E neanche qui, deve essere perfettamente in mezzo. Cantandoci tutti i sedicesimi e abituandoci a cantare le pause, faremo nel posto giusto. Se è ancora troppo semplice, facciamo il secondo e quarto sedicesimo. È ancora troppo facile? Allora fate secondo e quarto sedicesimo, ma stavolta velocità 150. Vi batto le mani un po' più piano così sentite bene il metronomo. Quindi qui potete farvelo difficile finché volete, perché se è ancora troppo semplice andate su di velocità. Poi dopo aver fatto questo, ovviamente volendo potete mettere, adesso non ve li faccio vedere, però volendo potete mettere, che ne so, i primi due colpi dei sedicesimi, oppure il secondo e il terzo, ad esempio il secondo e il terzo è molto difficile. Poi con le terzine è la stessa cosa, ma andiamo nel mondo delle terzine, rimaniamo a 60. Primo colpo di terzina non ve lo faccio neanche perché tanto è sempre il solito sul battere. Secondo, le terzine sono... Ta 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 ta. Terzo colpo di terzina. Intanto io sto pensando. Ta 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 ta
Stessa cosa dei sedicesimi. Quindi fatevi un po' voi gli esercizi che volete, prendetevi il vostro metronomo, poi vi giuro vi farò vedere come fare questi esercizi fatti un po' diversi anche con la batteria, non solo senza, sulle canzoni. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!